iniziare a questo punto l'omaggio della faccio la situazione. Domenico Petro Mazzi,
edito nel lontano 1801, a 2 anni dalla spedizione del Carluffo, quindi è un testo datato 1301, in copia Anastasio, sono virtuali pagine del libro stampato nel 1801, quindi 2 anni dopo la spedizione. Quindi per i figli di Vincenzo Manfredi è ristampato in copia anastatica a Cune e con un saggio introduttivo dello storico Rocca Seccano, Rocca Secca, per citare, Fernando Riccardi, saggio che narra l'impresa del vicario generale di Sua Maestà Ferdinando IV di Borbone, che riesce senza uomini all'inizio e senza mezzi al riacquisto del reame. Pregevole il testo di Riccardi, frutto di un'attenta ed approfondita ricerca, scandagliando negli archivi e nelle biblioteche di Napoli le ormai consunte cronache sepolte sotto una densa colpa di morte. Esso attesta la raggiunta maturità di un autore che da anni frequenta argomenti di storia patria e che ha superato i confini del provincialismo di Manica. Grande merito di Fernando Riccardi, ricercatore che ama animare spesso controcorrente e sempre però nel rispetto della realtà storica, che è poi quella che promana dai documenti d'archivio, dai quali non si può e non si deve e non si dovrebbe prescindere, è quello di aver diradato le nebbie che avvolgevano fitte e impenetrabili gli avvenimenti e i fatti d'armi accaduti nel 1799 ad opera del cardinale Urso, persona di rari talenti, dotato dalla natura e di straordinario coraggio fornito dal cielo. Era passato per un pazzo, è una cosa impossibile contro le soverchiate potenti di tutti francesi, però da 7 persone è arrivata a 40.000 persone e ha spinto la via e ha sconfitto i francesi. Ha detto il Domenico Petromasi, commissario di guerra, quindi Petromasi era commissario di guerra e tenente comandante dei reali terroristi, quindi era uno che ha visto di persone deriso gli avvenimenti. Quindi era commissario dei reali terroristi di Sua Maestà siciliana, che aveva vissuto gli avvenimenti in prima persona. Il prelato calabrese si rese protagonista di un'impresa clamorosa, la riconquista del regno, progetto ritenuto temerario, pieno di ostacoli, con poche possibilità di riuscita. Per partendo da qui punta del pezzo alla Chetichella, con soli 7 uomini, il cardinale Ruffo, l'abate Lorenzo Spanziani, il marchese Filippo Malaspina e 4 servitori, senza artiglieria, senza denaro, ma con la forza della fede e dei valori tradizionali, l'esercito croce assegnato crede di numero in maniera consistente, raggiungendo in pochi giorni il numero di 20.000 uomini, tra cui anche russi, turchi, portoghesi, dalmati, albanesi ed inglesi. L'eterogenea truppa del cardinale Ruffo, che poi potette contare su 40.000 uomini, risaliva l'isola verso la capitale del reale, incontrandosi con il soldato del generale Filippo Pirz, già colonnello dell'esilio a Borbonche, che rimase ucciso nel combattimento al ponte della Maddalena, guarnito da una formidabile artiglieria. Il corporale era riuscito in solo 5 mesi a restituire al sovrano Ferdinando IV, grazie all'armata cristiana e reale, il regno di Napoli, perso ad opera dei francesi e dei cosiddetti patriotti partenopei, re che aveva aiutato i nemici dei Borbone nell'installazione dell'estimero governo della Repubblica partenopea. Passo un battello e durante
tutti i compartimenti occupanti le fortificazioni di Castelduomo e di Castello dell'Opera, dove si trovavano 40.000 vicini, galvanizzati dal suo coraggio e dallo suo selvaggio ardore, gli insorti, in seguito, ingrossarono le sue fila, li trarono, anche in dette grandi prove di valore, reagendo contro l'idea di conquista e di sopraffazione e contro le speciose ideologie che, con l'illuminismo, si erano propagate in tutta Europa e con cui imponivano le masse. Il cittadino Carlo, in una impetuosa rivisitoria al direttorio nazionale francese, gridò: noi siamo divenuti le generazioni di tutto il mondo ci segna col nome di soverchiatore di ladri. Finendo così, la maschera è caduta, l'illusione scomparsa e l'onnipotente si è scosso. Lo straccio arrecato all'Italia dai conquistatori fu tribunato da Alfieri, Panini, Foscolo, Monti, Leopardi, il più nobile spirito del tempo, però l'intelligenza di allora, all'unanimità, aveva capito l'imbroglio dei francesi, che si ammantavano per le tre parole, il trinomio, fratelli dei, carichi, un enorme e un grande partito.
pace, vivo il popolo in pace, te lo devo mandare. Però, è molto bello, ma è tutto e mi ricordo che proprio così ti dico di l'istituzione che aveva però non è che il vicario passa te lo mando, te lo mando perché è come un modello pure di realtà a me dico i vari a parlare i vari per come che mi chiamano il vicario come chiamavano il vicario i vanti anni una leggenda da mangiare che erano combattendo per la fede combattendo per me e allora non puoi definire il vicario un popolo in te come erano i briganti erano 200.000, 300.000 calabresi combattendo contro i francesi e quindi è comodo per comodità però si è accettato non era affatto brigante era come un era come un tempo due persone il decoppio lo definisce il pezzo del più formidabile capo degli insorti napoletani del 99 il Napoli gli riconosce molteplici prove di generosità e di grandezza d'animo a riguardo di viaggiatori caduti in così che gli ispiravano dell'interesse. Egli ospitò e rispettò cavalli onestamente alcune donne francesi, mogli di ufficiali catturate dai suoi uomini e fatte accompagnare dal persa a capo dove era la piazza dei francesi. Fra diavolo fu un uomo infamato, screditato, fatto passare dal ribaldo, da volgare cassatore, da sanguinario latinatore. Troppo spesso la vera storia di Michele Persa viene suavizzata, dimenticata, offesa, per dar luogo a strane leggende di brigandaggio, svilupparsi attraverso i tempi ad opera specialmente di romanzieri e di narratori dalla seconda immaginazione. Facili alle fantasie di ogni genere. In realtà egli non era altro che un grande guerrigliero che lottava con tutte le forze per la propria terra. Che vedeva il principale ai principi della monarchia teocratica alla Santa Vergine devoto alla Stato. Un personaggio che ha lasciato un segno indelebile della fantasia storica. Pochi personaggi hanno fatto invece nell'immaginario collettivo come Flaviano. La leggenda che accompagna le sue imprese è legata a quel strano soprannome di battaglia che sono proprio un incubo alle orette dei fantascini francesi, timidiato tra le montagne imperie del territorio d'Italia tra la fine del 300 e i primi anni dell'Ottocento. Michele fu un patriota, una sorta di eroe nazionale, cui viene riconosciuta una grandezza e una legittimità della resistenza alla conquista e alla sottomissione, venute con il paese. Non puoi imporre le tue idee come fai te. La democrazia non si sporca con i campioni fucili. Il leggendario impero, dal cuore generoso e nobile, sempre pronto e aveva fornito mille prove a portare tutto per il trono e per la sera, e legato in maniera inscindibile alla cultura del proprio paese con un profondo amore per il popolare domestico quello dei padri reso sacro dalle pompe ancestrali egli accettava con profondo rispetto le decisioni delle autorità secolari che conservavano il genere della vita la religione gli imponeva l'obbligo di osservare regole morali per il pezzo la pace non aveva la loro di significato la pace voleva dire tre cose il suo, gli abitanti e la religione, generazioni in generazione. La purezza e l'eroismo della lotta sostenuta dal colonnello Persa, come cantava gli occhi, quindi siamo in cavallo, in difesa della propria patria e del proprio re, e la morte affrontata a soli 35 anni per non venire alla sua fede, costituiscono la dimostrazione più lampante della sua resistenza di soldato.
il comandante che incontrava con il comodoro inglese Thomas Faulkner per spingere un mezzo di forti somme di denaro e richiede invece cannoni e munizioni, provvedendo a mantenere i suoi 1700 uomini con fondi versati a tale scopo dai comuni partecipanti dalle varie borse che vanno all'università, dove stati dai comuni, dove stati i fondi forse 100 cifre, perché è dell'altra cifra, gli associati da molti centri autonomi, terra, che forse vari cifre, che erano dei vostri versi, e quindi anche il comune lo chiamavano all'università. Partecipando alla lotta contro l'invasore francese, è il capo di una gruppa di massa che annovera fra i questi quattro ufficiali cappellani, Don Angelo Castello, Don Tommaso Coletti, Don Comonato Costanzi e Don Francesco Cassini, ed un chirurgo, Don Saverio Coletti. È l'uomo che immagina di tanto si propria le nostre esercita di 27.000 ducati, contratti in nome del re per la difesa del re, preferendo scriverti, meglio partire lui e la sua famiglia che a sparire in un maggiormente i vari paesi che hanno dato delle cifre per aiutare un po' la difesa, però a Ferdinando è stato un po' limitato, cioè, non hanno mai preso di Palermo questi soldi che Fabiano aveva anticipato. Fabiano infine è l'eroe, come abbiamo già accennato, che all'età di 35 anni, ricordo di onore, colonnello dell'esercito borbonico, beneficiario di una rendita di tariffa di 3.500 ducati all'offerta del ministro della polizia Cristoforo Salicetti, corso qui, come era corso qui pure da un'altra parte, era una divina, che gli propone di aderire alla causa francese in cambio della vita, del grado, del titolo nobiliare, della rendita, oltre all'altra carica del nuovo Stato, rifiuta fieramente, preferendo il capestro piuttosto che passare dalle file dei conquistatori che trucidavano, depredavano e saccheggiavano. Questi sarebbe l'infame e se grave lo abbiamo chiamato a mantenere l'interna tranquillità del re di Cesare la parte di governo che mantenesse la tranquillità, sappiamo, non la cerco. Quindi questa era la legge brigante. È ancora più eroica perché il Leo della Napoletana non rinuncia al suo intento fino all'ultimo episodio della guerra, benché sappia che la sconfitta è inevitabile, benché vedi i tradimenti, le decezioni, benché comprenda qual è il costo della storia, in piazza Mercato di chiede morire con segno di vero cristiano e con molte edificazioni, indossando l'uniforme di colonnello Torponi e con il brevetto di duo di Cassano allo giorno stesso. In ultima analisi possiamo dire che Michele Pezza fu uno dei più importanti e prestigiosi paladini dei Borbone, anima e fiamma della resistenza del suo padre e delle parti artefici della riconquista del Reale di Napoli assieme al cardinale Patrizio Lupo, l'uomo della Santa Fede che partecipò fortunato quanto spesso gli chiese vocato, San Felice, San Felice, come fosse la cosa dei diritti. San Felice appunto, catalizzando la fiducia di centinaia e centinaia di uomini dubbi e schierati. Michele Pezza, precursore della guerriglia particolare, provocato sentimenti di forte ambivalenza in tutti coloro che si sono avvicinati alla misteriosa figura, da una parte, erano attratti dal suo valore di combattente e dalla sua intrepidezza, dall'altra erano da questa spaventati e dunque proiettavano in lui attributi di ferocia e diversi da malvagità. Adesso il 7 aprile, noi che vogliamo fare un compendio, è importante, e il 7 aprile è il giorno di nascita di Fabiano e sarà adesso in piazza Fabiano vicino alla casa un monumento in pietra. Quindi io avevo, non so se il tuo andare bene, ho scritto una cosa pure a penna, l'epigrafe della statua a Michele Arcangelo, Michele Arcangelo Vito, Domenico Vito, Pasquale Alex Fabiano, difensore del suo patrio, cavaliere dell'ideale, sarà lungo perché mi trovi che ci sappiamo spazio, cavaliere dell'ideale e dell'onore militare, fedele ai sovrani e alla sua sposa, devoto all'altare, precursore della guerriglia molto prima di Garibaldi e di Che Guevara, personale.
aspettandoci, ma che è lungo per fare lungo le cose. Quindi il 7 aprile verranno diversi lavoratori qui e inizieremo anche questa tavola dedicata a Santiago, finalmente riusciamo, anche se magari modesta, non è eccezionale, però bisogna dare allora a Santiago una statua che come per esempio Offer ce l'ha tante in alto e non valeva minimamente diciamo come conduttire per la sempre e quindi già, perché non è che uno perde. Fosse un mezzo partito.